nelle raccolte precedenti. Controllo qualità, Russula Curtipes, siamo qui con Giovanni Galeotti, il fantastico micologo, e ora mi ha detto che per essere sicuri bisogna assaggiare un pezzettino di lamella, giusto? Ora la stacchiamo. Cappello rosa-violetto al margine, parte interna crema ocra. Ha un po' di nocciola. Buona! Allora Giovanni, ora ci farà vedere una tipologia di amanita, vediamo un po'. Qui vediamo una amanita rubescens, cappello rossastro bruno, rivestito da verruche grigiastre. Digitalis lattea, che bel fiore. Oggi cercavamo proprio questo fungo qui. Neuboletus prestigiator, comunemente noto come piede rosso, è un fungo commestibile dopo adeguata cottura. Se viene tagliato o sfregato, subisce un viraggio nella tonalità del blu. La carne è gialla, c'è una fitta puntinatura sul gambo ed è assente il reticolo. Infatti ci sono tutte delle puntinature, per la precisione, rosse, non sono reticolate, ma se inquadri proprio per bene, fa una macro, si vedono proprio dei puntini. Ora devo smettere di toccarlo perché sennò diventa blu. Ecco un altro qui. Piccolino, guarda com'è. Oddio, bellino, piccolo. Come possiamo notare, cappello vellutato marrone, gambo quasi interamente decorato con piccolissimi puntini rossi. Vedi, bella. Questo qui sembra simile all'altro, ma non lo è, perché sotto è reticolato. Bravo. Ecco, qui vedi bene i pori gialli, sarebbe il boleto dal bel piede. E questo qui non è commestibile. Sì, tu adesso senti l'odore, poi i pori sono gialli e non rossi. E l'odore di colla. Sì, l'odore è di colla, esatto. Un altro esemplare di Manita rubescens. Anello striato che ricade a gonnellina nel gambo. Commestibile dolciastro dopo prolungata cottura. Vediamo sto papagnone. Dovrebbe essere... Giovanni, questo è quello buono! Sì, sì, è sempre lui. Top! Bravo. È sempre lui, bello, bravo! E qui vediamo un fungo raro detto fungo pigna, un esemplare affascinante e inconfondibile. Il sasto di raggio caratteristico rosso. Le sue squame nel cappello ricordano quelle delle pigne. Amanita excelsa, cuticola priva di pettinatura al margine, di colore grigio bruno, grigio piombo. Il gambo è napiforme come una trottola, odore che ricorda vagamente il ravanello. E anche la raccolta di oggi è terminata. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e lasciate un bel like. E mi raccomando, attivate la campanella per non perdere le raccolte dei prossimi giorni. Ciao!